Nel turno preliminare di Coppa Italia Dilettanti, l'Avezzano cede il passo al Porto d'Ascoli, perdendo per 2-1 al Riviera delle Palme. Sfuma dunque il derby tutto abruzzese domenica prossima all'Angelini. A Dos Santos rispondono Evangelisti e Caprioli. Dopo il calcio d'inizio, il primissimo squillo e dei padroni di casa, Spagna riceve da buona posizione ma non concretizza. Sempre i rivieraschi continuano a spingere, Petrini trova la provvidenziale deviazione della retroguardia marsicana che si salva nel più classico dei corner. Ancora i portuali sfiorano il prezioso vantaggio. Sempre Battista, super Gribrich risponde sulla ribattuta, Pacchioli stampa il pallone sul palo. L'Avezzano si affaccia la mezz'ora a Dos Santos, prende la mira fuori di poco. Poco male per l'ex Francavilla. A 5 dal termine il brasiliano estrae il classico coniglio dal cilindro e porta in vantaggio i marsicani con una splendida realizzazione tutta personale. La risposta marchigiana non si fa attendere. Battista cerca l'incrocio. Il giovane classe 2001 dal doppio passaporto italiano e croato devia in angolo. Neanche il tempo di rientrare dagli spogliatoi che il Porto d'Ascoli millanta un credito sempre più cospicuo con la dea bendata. Su traversone di Evangelisti il palo ributta al centro il pallone. Pacchioli incredibilmente calcia alto. Sempre i rivieraschi vanno vicinissimi all'1-1. Spagna colpisce a colpo sicuro. Ancora una volta l'estremo difensore abruzzese tiene a galla i suoi. Il pareggio tanto agognato per la truppa di mister Ciampelli arriva al 57esimo. Su azione insistita Evangelisti dai 30 metri riesce a beffare fino a quel momento l'impeccabile Gribrich. Nuovamente l'11 di casa prova a mettere la freccia del sorpasso. Su azione insistita in area Pacchioli in un duello tutto personale si vede negare la gioia del gol ancora da Gribrich. Il numero 1 bianco-verde si deve arrendere alla mezz'ora. Su calcio piazzato, traiettoria beffarda del neoentrato Caprioli che buca la difesa ospite e finisce in fondo al sacco. Nel finale ancora Pacchioli cerca in tutti i modi di finire sul tabellino dei marcatori, ma questa volta la sua conclusione termina fuori. Prestazione a luci e ombre dei marsicani che avranno la rivincita immediatamente nella prima giornata di campionato, proprio contro un Porto d'Ascoli autore quest'oggi di una gara pregevole e bravo a rimanere lucido dopo il vantaggio abruzzese. Sì, hai detto, diciamo, hai fatto una disamina perfetta e sì, era un po' di rammarico c'è, sapevamo che incontravamo comunque una squadra organizzata come il Porto d'Ascoli, che questo è il secondo anno che fa questo campionato, forse anche a livello fisico diciamo è avanti a noi, quindi sì, c'è rammarico, però diciamo la prima partita comunque si va avanti e lavoreremo queste due settimane per farci comunque trovare pronti fra due domeniche e al momento va bene così. Sì, diciamo che siamo partiti, diciamo, forti, in maniera forte, senza paura. È normale che poi il secondo tempo siamo scesi a livello fisico, comunque siamo ancora un po' indietro di condizione fisica e queste due settimane dispiace essere usciti da questo turno, però sono comunque importanti per mettere un po' di benzina nelle gambe e farci trovare pronti già dal 4 settembre. Intanto oggi era importante fare bene, anche perché il calendario ci fa incontrare l'Avezzano subito fra 15 giorni. Ed oggi è una partita strana e difficile da giocare. Lo abbiamo fatto con i nostri mezzi e abbiamo fatto un piccolo passo in avanti rispetto alle ultime uscite. La partita di domenica è per noi importante perché ci eravamo detti di volere un'altra gara ufficiale per poter approcciare al meglio questa stagione, ce la siamo guadagnata e adesso andiamo a Chieti a giocare una partita contro un avversario che la scorsa stagione ci ha battuto due volte e quindi è un motivo in più per cercare di fare bene.